Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un velocissimo svuota la spesa da Coop. Sono andata alla Coop, ho comprato due o tre cosine, volevo stare 10 minuti in vostra compagnia, quindi ho pensato di farvi vedere la mia spesa. Ho preso poche cose in realtà, però insomma, comunque sono sempre cose utili che magari possono dare uno spunto per degli acquisti. Ho preso due confezioni di Kellogg's, quindi classici fiocchi d'avena, proprio quelli classici classici, con il gallo, come li chiamo io, quelli con il gallo. Poi ho preso una confezione di frollini con granella di zucchero che credo siano i dupe dei galletti Mulino Bianco, o se non sono proprio i dupe ufficiali, comunque assomigliano tantissimo ai galletti Mulino Bianco. Poi una confezione di grissini con farro integrale, questi sono della linea Fior Fiore Coop e sono i grisso ghiotti senza olio di palma. Questi sono molto buoni, sono integrali con farina di farro, anche se c'è anche la farina in realtà di grano, però io li trovo gustosi. Poi una confezione di risotto alla milanese già pronto, diciamo così, di quello che si mette semplicemente nell'acqua. L'ho preso perché è comodo nelle serate in cui non abbiamo assolutamente il tempo per cucinare cose più elaborate, più lunghe da cuocere. Quindi io di solito il risotto me lo faccio, utilizzo il riso integrale, lo faccio bene, insomma, come va fatto. Però a volte magari rientriamo tardi, perché magari usciamo, andiamo da qualche parte, arriviamo stanchi, affamati, non abbiamo voglia di stare ad aspettare che cuocia qualcosa di troppo lento e magari mettiamo su un risotto di questo tipo. Qualche volta lo facciamo. Comunque questo qua della Coppa mi piace. Poi ho preso una confezione di marmellata in monodose ai frutti di bosco. Questa io la uso quando viaggio, ma la tengo in generale sempre di scorta in casa perché non si sa mai. Poi una confezione di rotoli piccolini di scotch, quindi di nastro adesivo, e una confezione di cotton fioc. Poi ho preso una cosa utilissima che mi serviva per casa, una spina a T, che però ha anche la parte per la riduzione della presa tedesca, quindi un riduttore e presa tedesca con in più la presa a T, quindi si può andare ad inserire sia da questa parte che da questa parte un'altra presa e questa mi serviva. Poi un'altra cosa che mi serviva perché li avevo finiti sono i guanti usa e getta, questi qua della marca Coop, io mi trovo benissimo, li trovo resistenti, quindi quando vado alla Coop li prendo. Poi, sempre parlando di guanti, ho preso anche questi che sono in confezione più piccola e li ho presi da viaggio, diciamo così, perché anche quando vado in vacanza io di solito mi porto una confezione piccola di guanti, perché quando si arriva in un posto comunque che non conoscete, può essere una stanza d'albergo, può essere un residence. Non è detto che non ci sia, comunque non capiti una situazione in cui dovete pulire qualche cosa, magari semplicemente vi cade qualcosa in terra mentre state cucinando, magari non volete toccare gli stracci che vi lasciano lì a disposizione con le mani e avere dei guanti è comunque una cosa che può essere utile, ma anche semplicemente da tenere nel bagagliaio della macchina perché può succedere qualcosa, magari dovete toccare la carrozzeria esterna per qualche motivo. Vi sporcate, non volete comunque usare direttamente il contatto con la mano e secondo me possono essere sempre una cosa da avere. Poi mezzo litro di latte della Coop. Poi ho comprato un prodotto nuovo perché mi è venuta voglia di provare uno struccante per il viso con la formula in mousse, quindi anziché il classico latte detergente, volevo provare questo. Ho visto questo della linea Vivi Verde Coop ed è mousse detergente delicata per pelli sensibili con estratto di calendula, estratto di camomilla provenienti da agricoltura biologica, azione addolcente. Sono rimasta abbastanza attratta, comunque mi serviva lo struccante per il viso e ho deciso di provare questo. Poi un pacchetto di dischetti struccanti, sempre per il viso e per gli occhi, sono quelli usa e getta. Poi ho preso un pacco di zucchero della Eridania, quindi classico zucchero, e come ultima cosa ho preso lo shampoo ultra dolce di Garnier.
Questo in particolare è il rituale d'argan, crema di mandorla, olio d'argan del Marocco per capelli molto secchi o indisciplinati. Ho bisogno soprattutto dopo la tinta, quindi quando voglio nutrire un po' di più il capello. Questo io in particolare non l'ho provato, è comunque uno shampoo nuovo che è da poco, diciamo, sul mercato, non avevo ancora avuto occasione di prenderlo, mi è piaciuto anche il profumo e quindi ho deciso di provarlo. Questa è tutta la mia spesa, come vedete non sono tante cose, sono proprio quelle due o tre cose che oggi mi servivano, ma per stare con voi 10 minuti ho trovato questa scusa di fare lo svuota la spesa da Coop. Fatemi sapere nei commenti se anche voi andate a comprare alla Coop, io ci vado abbastanza spesso perché sono di Genova e dovete sapere che Genova è la città della Coop, perché è un supermercato che trovate ovunque. Ogni quartiere ha la sua Coop, quindi praticamente voi andate in giro per Genova, attraversate i vari quartieri e trovate sempre la Coop in ogni quartiere. Io non so se ci siano quartieri a Genova che non ce l'hanno, ma credo che ce l'abbiano tutti i quartieri. Quindi è molto molto diffuso nella mia città e quindi è impossibile essere di Genova e non essere mai andati alla Coop. Io ci vado spesso perché ce l'ho pure abbastanza vicino a casa, quindi insomma. E poi devo dire che mi trovo bene perché comunque i prodotti sono di buona qualità. Comunque mi fermo con le chiacchiere, vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme, ci vediamo alla prossima.